Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo a Carimate e siamo al doppio evento che vede Valtellina in piazza e i mercatini di Natale. Esatto, un evento totalmente artigianale, troverete bancarelle di tutti i tipi, dal cibo a prodotti di piccolo artigianato, mistica. Non trovate solo prodotti tipici lombardi, ma anche lo street food dedicato un po' a tutte le regioni d'Italia, infatti ci sono arrosticini e altre piccole delizie che andremo ad assaggiare. Facciamo un giro di ispezione anche per voi. Assolutamente. L'evento dura 3 giorni, dalle 10 di mattina fino all'1 di notte. E c'è un comodissimo servizio di bus navetta che vi porterà dalla stazione fino al castello qui in piazza, quindi assolutamente comodo per parcheggiare, non preoccupatevi. Siamo qui con Marco, l'organizzatore dell'evento, che adesso ci spiega un po' di cose. Ciao a tutti, sono Marco Camisasca, rappresento Via Audio con Italia on the Road, che in poche parole organizza eventi popolari e food per Via Audio. E siamo ormai in giro da 5 anni a organizzare eventi di piazza. Cosa comprende questa bellissima festa di Natale? Allora, abbiamo l'area Valtellina, che comprende pizzoccheri, sciatte, bresaole, vi dicendo, poi il mercato valtellinese, tutto il mercatino di Natale con hobbisti e artigiani, e dopodiché, per accontentare le persone che desiderano non mangiare valtellinese, abbiamo messo l'area street food in alto al castello. È tutto bellissimo. Alle mie spalle salumi e formaggi. E adesso di sicuro non mi faccio scappare l'occasione per un assaggino.